Oksana è la rappresentante del consolato ucraino a Firenze, questa sera l'accensione dell'albero e insomma il regalo dei Babbi Natale per il popolo ucraino, per essere vicini in questo momento difficile. Grazie infinite a Istituto degli Innocenti, a compagnia dei Babbi Natale per questa festa, per i nostri bambini, per questo giorno felice, per un po' di serenità e festa, per questo bellissimo albero. Bambini è il nostro futuro, è la cosa più preziosa che ce l'abbiamo. Per questo vi ringraziamo dal nome di tutta la nostra comunità, da tutto il cuore. È un appuntamento storico perché questo istituto è sempre stato fin dall'inizio il nostro punto di riferimento. Anche con la pioggia di oggi è l'unico appuntamento che abbiamo conservato. Abbiamo annullato tutti gli appuntamenti di oggi. Per noi essere qui con i bimbi è la nostra funzione, quindi normalmente portiamo regali, regalini e un sorriso, perché cantando male come abbiamo fatto questa sera, senza niente, senza musica, senza cassa, chiaramente gli abbiamo fatto anche sorridere. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, all the time is to ride when the hope is late. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. L'Istituto degli Innocenti ha sempre dato il massimo, lo fa dai 600 anni, ha sempre accolto bambini con grande fragilità. Da marzo sono ospitati qui da noi e questo è per loro è il primo Natale fuori dal loro territorio, dalla loro nazione. Quanti sono i nuclei che vengono ospitati in questo momento? I bambini ospitati in questo momento, i bambini fuggiti dalla guerra, sono 21, di età completamente diversa, quindi con esigenze completamente diverse. Abbiamo avuto la possibilità di poterli inserire tutti nell'ambito scolastico, alcuni sono veramente molto piccoli. Con i regali portati dalla compagnia dei Babbi Natale possono vivere un momento magico, un momento speciale. Qui assume un significato ancora più forte, perché ci sono bambini con storie particolari, bambini a cui dobbiamo dare la massima attenzione e dobbiamo fare in modo che sorridano tutti i giorni, a maggior ragione a Natale. Oh!